Dopo l'apertura di questa nostra, chiamiamola stagione, di questo nostro percorso che ha visto il carissimo Gioacchino Criaco, questa sera abbiamo il dottore Santo Gioffrè. È un'amicizia lunga che io con Santo ce l'ho dai tempi in cui lui era assessore alla cultura della provincia di Reggio Calabria. Questa sera presentiamo un romanzo importante. Credo che parta da Polistena questo inizio, questo cammino. Dopodiché andrà in giro Fadia, andrà in giro per l'Italia e all'estero. Noi questa sera vogliamo capire, vogliamo comprendere, vogliamo sapere chi è questo personaggio. Perché l'interesse primario qual è? È quello di sapere, di conoscere, perché se uno va a leggere, vuole, oltre a leggere, vuole essere già avviato, inoltrato in questo cammino. Io do il benvenuto alle persone che vengono da fuori Polistena e ci tengo moltissimo a dire benvenuti a Polistena sia alle persone della nostra cittadina che a quelle che vengono di fuori. Polistena è una città d'arte e merita sicuramente questo appellativo, anche perché siamo in un luogo, in una location meravigliosa. Basta vedere la fortuna di Giuseppe Renda, la patria di Francesco Jerace e di tantissimi, di Valensise. Polistena è una città d'arte. Io dicevo sempre che noi dobbiamo essere orgogliosi di calpestare la nostra terra, la nostra Calabria. Dobbiamo sentirla nel cuore. Io amo sempre dire Polistena è una città aperta, come Roma, città aperta, Polistena è una città aperta alla cultura. Onorate e orgogliosi questa sera di avere Santo qui a Polistena, lo scrittore. Perché? Perché noi crediamo fermamente in tutto ciò che è cultura, perché siamo convinti che la cultura porta dei germi positivi. E poi i nostri talenti, le nostre forze, che sono queste, che hanno la voglia di dare agli altri, perché io dico sempre: chi scrive, chi riesce a dipingere, chi è bravo nella musica, se non dà fuori quello che ha, non serve a niente, è inutile averlo. È un talento che si tiene per sé, mentre gli altri hanno. Lui ha il suo talento, ha avuto il dono, ha avuto la capacità di riceverlo, deve dare agli altri. Io devo necessariamente, e lo farò sempre perché è giusto e perché è così, devo ringraziare l'Università Unipegaso, il professore La Ruffa, il professore Audino, il professore Calogero, persone che mi danno la possibilità di realizzare quelli che sono non i sogni nel mio cassetto, quelli che sono i sogni che io desidero dare, nel senso che trovare quella facilità, quella comunione, quella disponibilità per dire sì, diamo, facciamo per questa nostra provincia, per questa nostra città metropolitana, intesa non come provincia ma come città metropolitana, che oggi porta questo nome, non so se tu lo condividi, però città metropolitana. È una delle cose più importanti per me dare questi messaggi. Noi continueremo con altri appuntamenti, domani sera avremo ancora un altro appuntamento importantissimo, un appuntamento musicale, poi avremo anche altri appuntamenti letterari. Io vi ringrazio e ringrazio Santo perché questi scrittori, questi autori che sentono la necessità di esserci, vuol dire che veramente sentono l'amore per la cultura. Questa è la cosa più importante. E io quando telefono e vedo il loro entusiasmo, perché per fare e presentare libri in periodi in cui forse i giovani hanno altri interessi e avere il desiderio invece di essere protagonisti positivi, indossando sempre, attenzione, la cosa più importante che ci possa essere, indossando sempre l'abito dell'umiltà. Noi dobbiamo necessariamente, se vogliamo dare, indossare quello che è l'abito dell'umiltà ed è la cosa più bella. Io vi ringrazio, invito il professor Audino per i saluti per quanto riguarda l'Università Pegaso e Mercatorum, ringrazio il professore, ringrazio Santo Gioffrè e
buonasera e benvenuti a Polista, una città d'arte. Grazie. Grazie, buonasera. La vostra presenza questa sera arricchisce ulteriormente questa stupenda cornice di pubblico che farà da palcoscenico a questo evento, ovvero il secondo appuntamento di questa nostra mini estate culturale organizzata in sinergia con l'associazione Marafioti e col direttore artistico, il dottore Piero Cullari. Stasera appunto siamo alla presentazione del secondo evento, un libro del professore Gioffre, se non sbaglio è la terza volta che ci vediamo negli appuntamenti, pure di più, è un appuntamento consueto ogni anno col professore. Questa sera Polistena farà da start-up, se non sbaglio, a questa lunga tournée che vedrà Faida in giro prima per tutta la Calabria, anzi prima per il territorio, poi per la Calabria e infine per tutta Italia, se non sbaglio. È un bellissimo libro, non anticipo nulla perché lascio al professore l'onore di raccontarlo. Grazie ancora, buonasera a tutti. Intanto buonasera, grazie per l'invito, grazie a chi mi ha invitato, a Cullari, a Giovanni, che ormai ci conosciamo da una vita. Stasera mi ricordavo appunto che abbiamo fatto l'inizio di quell'avvenimento cinematografico che loro ormai sono diventati leader. Quando io ero assessore alla cultura fu finanziato dalla provincia, ormai la città metropolitana forse nemmeno una brutta copia di quella che era le potenzialità e le sensibilità della provincia. E adesso subito intanto dico chi è Carlo, che mi fa l'onore e il grande piacere di discutere con me, di essere alla prima presentazione. Io non ho presentato prima il libro in nessuna parte oltre a Viareggio, perché c'era un impegno con la Dante Alighieri a Roma, in quanto il libro per la linguistica ha vinto il primo premio alla Dante Alighieri. Voi capite che la Dante Alighieri è un'istituzione italiana che è in tutto il mondo, e avevo l'obbligo fino al 20 di non presentare il libro in giro. Era un vezzo che avevano loro. E quindi quando poi Pietro mi aveva invitato, ho pensato a Polistena, perché Polistena attualmente, secondo me, sicuramente nella piana è proprio questa istituzione, forse è il maggior centro di produzione culturale che noi attualmente abbiamo. E ho accettato la prima qui, poi il romanzo Fadia girerà per tutta la Calabria e poi per tutta l'Italia e forse... E arriviamo a Carlo. Carlo è un grande scrittore, lui è nato qui in Calabria, a Tropea, però opera in Svizzera, conosciutissimo in Svizzera, uno degli scrittori più conosciuti, che ama molto questa terra, i suoi romanzi sono soprattutto romanzi che ci portano alla riflessione, ma anche alla riflessione profonda di quelli che sono i rapporti tra noi e la nostra terra. Permane, che è il suo romanzo forse più conosciuto, appunto indaga sulle generazioni di una volta e le nuove generazioni, questo rapporto che è legato alla memoria che spesso si perde. Lui ha fatto uno studio psicologico molto bello, tirando fuori quello che doveva essere tirato fuori. Io lo ringrazio per appena gliel'ho detto di venire. Io pensavo che lui rimanesse in Svizzera, e quindi poi quando mi ha detto che è qui, diciamo, per me è stata una grande gioia che poter dialogare con lui, anche perché lui è stato forse il primo che ha letto il manoscritto di Fadia 3 anni fa. Che Fadia è un'elaborazione di diversi anni, come sono tutti i romanzi veri, quei romanzi di cui
si indaga e si vuole raccontare una storia, e spero di averlo potuto fare attraverso questo romanzo, che è un romanzo particolare che adesso con Carlo insomma, lo introdurrà e poi possiamo anche discutere, perché qui tra di voi so che c'è parecchia gente che l'ha letto il romanzo e che forse vorrà intervenire e chiedere qualcosa. È un romanzo che già ha vinto 2 premi nazionali, il premio Cronin, che è il massimo premio che viene dato ai medici scrittori, ma hanno voluto insignire di questo premio, e poi questo premio alla Dante Alighieri a Roma. E poi dirò un'altra cosa rispetto agli argomenti del romanzo, che proprio ieri mi è stato comunicato, che riguarda un patriarca, uno dei soliti amici strani miei che ho, ma questo è il patriarca d'Antiochia. Buonasera a tutti, buonasera Santo, tante grazie per questo invito. Il romanzo Fadi è un romanzo piuttosto complesso e direi anche sofferto, nell'elaborazione, ha visto diverse stesure e secondo me adesso alla fine è davvero la migliore forma che poteva ottenere. Come dicevo, è un romanzo piuttosto complesso e inizia in modo insolito, direi. E io già parto con una domanda. Come mai hai deciso di farlo iniziare con un arresto cardiaco? Cioè, il protagonista ha un infarto e all'improvviso si ritrova all'altro mondo. C'è qualcosa di autobiografico in questo, o come mai questa scelta? Nelle sue opere c'è sempre parte della sua esistenza, della sua vita. Sì, io ho voluto indagare la morte, una morte che però non era l'ultimo passaggio, ma era una morte che uno può avere per caso, in un incidente che può capitare, e improvvisamente, nel migliore della propria esistenza, della propria vita, nella beltà e quando si crede forte e si crede, diciamo, invincibile, in un momento può non esserci più. E questo è quello che può capitare, per esempio, durante una procedura di coronariografia, che improvvisamente uno stacca, mentre stanno indagando, e improvvisamente non c'è più, finisce. Ecco, in quell'istante uno non può fare nulla. Cioè, l'uomo si trova per quello che è e che comincia a domandarsi chi è. A me mi è successo. Tranquillissimo, discutevamo con l'operatore, scherzavamo, tra l'altro era in una città del nord e lui era di qua, era di Cerommarina, sfottava sui miei romanzi, lui mi conosceva per i miei romanzi, di colpo tu non senti nulla, entri in un percorso, ecco, in quel momento io ho visto, sì, non ero cosciente, cioè uno, il cervello si ferma per un attimo, perché poi ti riprendono, ma in quell'attimo io ho voluto appunto raccontare, da laico, da non credente, questo percorso prima di arrivare al punto di non ritorno. E lì iniziano le problematiche, iniziano il rapporto tra un uomo che si sentiva sicuro, quasi eterno,
e invece la morte. E questa viene data da quella che forse è tutto lì poi il romanzo, da quella donna che uno esattamente, trova. Esattamente, all'inizio, proprio in questa scena, no? È una scena quasi dantesca, dove uno entra all'interno di questo mondo di cui non si rende conto, viene portato insieme a tante altre persone in luoghi sconosciuti e all'improvviso vede uomini e donne e vede una donna bellissima e attraente. E quella donna fa una domanda e parla: tu hai mai conosciuto l'amore? E questa domanda, per chi ha letto il romanzo, è una domanda che all'interno del romanzo viene posta più volte. Quindi questo è un elemento sicuramente molto importante del romanzo. Come mai viene riproposto più volte? Qual è l'elemento chiave che lega i personaggi a questa domanda? Perché la morte è la cosa certamente, o diciamo la sensazione della morte è quello che ti fa riflettere. E l'incontro con quella donna, quando ad un certo punto hanno questo approccio, durante questo percorso, quello con la verga che li indirizzava verso una parte o verso l'altra, tutte queste, e quella donna hanno questa, e a un certo punto entra chi è un uomo che non ha mai saputo amare. Perché la donna, quando hanno un approccio amoroso, la donna che si stava spegnendo e gli tocca il petto e non gli sente battere il cuore, dice quella frase, esatto, che io ci ho messo 2 mesi a scriverla, perché lì si concentra l'esistenza di un uomo arido, cioè uno, quando gli tocca e non batte il cuore, lei allora lo lascia e gli dice: ma tu come fai ad amare se hai un cuore freddo? Ecco. E qui parte poi la lunga riflessione sul romanzo. Esattamente, sì, perché da lì proprio il cuore freddo, poi questa è sicuramente la chiave di lettura di tutto il romanzo, dall'inizio alla fine. Ci sono i sussulti amorosi, ci sono le passioni, però la chiave di lettura credo che sia proprio il cuore freddo, e questo cuore freddo appartiene sia al protagonista Andrea Bisi, però appartiene all'uomo moderno in fondo, all'uomo che cerca il successo a tutti i costi, che cerca la rivalsa, la rivincita sulla società, oppure non si capisce bene su che cosa. E, superato questo momento, entra all'interno del romanzo, notiamo, scopriamo come si chiama il protagonista, che è questo Andrea Bisi, che è un medico, e magari tu hai qualcosa in comune con questo medico. Come mai hai scelto l'ambiente medico? Forse perché è un ambiente in perché cui ti medico, ritrovi. Il medico nasce da sempre come, dal punto di vista professionale, dal punto di vista di vita, il medico è quello che ha di più il contatto con la gente. Non v'è altra figura nell'andare umano che si differenzia dal medico. Entra però non solo a contatto, ma entra nella vita delle persone. E a secondo come questo entra, c'è il fatto di come deve essere intesa la medicina. La medicina non è né una professione, né la medicina è una passione, come tale deve essere sempre esercitata in questa maniera. Ormai questo senso di come era non c'è più, perché la medicina ormai è diventata altro, ma nasce così. E chi ha ancora questo sentimento della medicina in quella maniera lo percepisce, lo ha tutto. Il romanzo, certo, lui si sveglia sotto i colpi del defibrillatore, riprende vita, però non è più lui. Cioè non è più
questo grande professore universitario che era proprio alle soglie della cattedra e che quindi stava per diventare il cattedratico nella sua... Cioè lui, ecco, lui questo ha, fatto... Nello svegliarsi a questa illuminazione, gli viene in mente... È un istante in cui lui è in coma, è incosciente. Però questo istante è molto lungo, no? Perché il tempo non ha una dimensione esatta. E quando si sveglia gli ritorna in mente questa Fadia. E questo nome... È un ricordo che lo risveglia da un lungo letargo, tantissimi anni in letargo, e si risveglia all'improvviso. Quindi questo risvegliarsi all'improvviso la premessa è stata l'incontro con quella donna che ha provato a toccargli il cuore. Sì. E allora lì questa cosa è stato il meccanismo che ha fatto scattare questi ricordi che ormai erano stati messi da parte, cancellati. Questa qui era la cosa, secondo me. Sì, io ho voluto indagare molto i rapporti umani e l'amore, che cos'è. Ci sono nei classici della letteratura, diciamo, tematiche di questo tipo. Io ho voluto andare a sviscerare tutto perché volevo dimostrare quanto l'uomo in fondo diventa inutile quando non sa avere sentimenti. E quando si riprende Bisi e incomincia a raccontare la sua vita, una vita drammatica, cioè lui era un figlio mulo che faceva a 5 anni la madre, non potendolo mantenere, gliel'aveva data ad un pastore e lui viveva dentro una grotta che esiste, e viveva con tutte le... E quella grotta era diventata l'antro materno, cioè era quello il rapporto che lui non aveva potuto avere con la madre, glielo dava quella grotta da pastore, da pastorello. Poi tutta la sua infanzia, quel grande maestro che lui aveva trovato, ma che ha un significato profondo, perché quello gli ha insegnato una parte della vita che è anche una vita difficile, e per come lui l'ha anche, per quello che il professore ha passato, per le accuse che aveva avuto, e che poi lui le ha trasmesse a quel ragazzo dicendogli, insomma, tu devi cercare... cioè io attraverso me devi saper valutare bene, cosa che lui non riuscì in fondo a fare finché non ebbe... Sì, il professore Neri gli aveva dato all'inizio un'infarinatura perché era suo professore a scuola. Andrea Bisi era un ragazzo molto curioso, un ragazzo molto sveglio, e voleva imparare, e Bisi l'aveva preso, Neri l'aveva preso in simpatia e cercava di introdurlo a comprendere l'arte, a comprendere le cose. Lì entra un elemento molto importante. Innanzitutto, già da ragazzo, il ragazzo chiede cos'è l'amore, quindi ritorniamo al tema iniziale e al tema che sarà ricorrente all'interno di tutto il romanzo. E poi gli introduce un autore, il Pergolesi. Il Pergolesi, con Anna Maria Spinelli, è l'opera lo Stabat Mater. Questo fa da contraltare a tutta la storia. È un modello ideale da seguire, che però Andrea Bisi non segue completamente. Sì. Inizia a seguirlo e poi succedono delle cose. Sì, io ho voluto misurarmi, cioè, voi sapete, io nasco come
come sono un amante, un patito del romanzo storico. In Italia romanzi storici, romanzieri storici, senza voler per questo mettermi tra i grandi, ce ne sono pochi, ce ne sono, storicamente sono pochi, perché il romanziere storico, come Paolo mi insegna, è uno che si misura, cioè uno non può chiunque prendere e scrivere un romanzo storico. Nel romanzo storico c'è una profonda conoscenza, ma anche un obbligo di cui tu devi essere servo, che è quello di non mai uscire fuori dai parametri di quelle che è la storia che tu vuoi raccontare, del personaggio che vuoi poi dipingere, ma fuori da quella storia tu non puoi andare, altrimenti diventa un fatto banale di cronaca e di invenzione. Quindi io sono un patito, i miei romanzi erano tutti storici, da Artemisia fino al Gran Capitano, un pochino poi mi sono distaccato con l'opera degli Ulivi e con questo mi sono allontanato completamente. Ma perché era una sfida che io volevo fare, perché uno scrittore deve avere questa capacità di sicuramente, e siccome io ho avuto un grande maestro dal punto di vista letterario che è Hemingway, i romanzi di Hemingway sono quelli che mi hanno formato, sono quelli che, diciamo, per me sono forse sicuramente quelli che mi hanno dato di più la dritta per queste cose. Quindi in questo romanzo, che è un romanzo che logicamente, come avete capito, non è localistico, non parla della Calabria, non parla delle nostre cose, è un romanzo che spazia ed è un romanzo internazionale, nel senso che per le tematiche che poi toccherà, per il fatto che... Sì, dunque, più avanti tocca tantissime tematiche. Innanzitutto Bisi, che è un ragazzo poverissimo, riesce con l'intelligenza, la pazienza e anche con un po' di violenza a ottenere la parte di mondo che pensa che gli spetti. Trova un amore che dopo scopre non essere un amore, trova una via comoda, una donna abbastanza comoda, e lì c'è pure un'introduzione alla poesia, secondo me, perché viene introdotto De André. Sì. Ecco. Non solo De André, ma si parla di una canzone in particolare, ritornando su Hemingway, si parla pure di Addio alle armi, credo, quindi quello è un richiamo molto preciso a quello che dicevi prima di Hemingway. Sì, certo. Andrea Bisi era un figlio mulo. Voi sapete cos'erano i figli muli? Cioè, erano i figli che non esistevano, non avevano, non erano uomini, non erano considerati ragazzi, erano, come possiamo dire, che li consideravano? Era una parte nascosta, la parte sfuria dell'atto che ogni padrone, ogni signorino, di solito erano gente che non erano sposati, avevano dalle serve. Ma non erano considerati ragazzi, uomini, non erano, erano considerati proprio... E questi si portavano però la... siccome questa cosa mi ha sempre colpito, infatti l'opera la Terra Rossa è su un fatto di questo tipo, si portavano la vendetta di rassomigliare sempre in modo straordinario al padre. I figli muli rassomigliavano tutti al padre. Sembra una cosa strana questa, se voi ci pensate. Ecco, io in Bisi ho voluto anche introdurre questa cosa, e che poi lui, quando la madre morì di stenti, morì che era una serva del padre, o della famiglia del padre, poi lui chiese di avere le proprietà che gli toccavano, anche con la violenza verso il padre, che ormai un signorino vecchio aveva questa cosa. E lì iniziò la sua cosa universitaria, e poi il romanzo incomincia a camminare forte verso quella, la parte che più io amo di questa parte del romanzo. Sì, poi si avvia e in fondo c'è un ritorno indietro, perché la grotta che all'inizio
appare come un antro, una cosa in cui il ragazzo sta bene, in cui si trova, si sente al sicuro, però più avanti scopre per un caso che quella grotta in fondo è anche altro, è stato anche altro. Quella grotta esiste veramente? Ci puoi spiegare esattamente di cosa si tratta? Sì, è una grotta eremitica che noi consideravamo, quando eravamo bambini, consideravamo un rifugio di un faghetto, in effetti. A seminario abbiamo diversi faghetti e diciamo, quello era da bambino, i pastori portavano, tenevano le capre dentro questa grotta. Ma dentro questa grotta c'erano simbologie che ci riportavano ai tempi di 1200 anni fa. C'è una Madonna schematizzata col Cristo in mano, una galattofirusa, una Madonna del latte, e ci sono varie simbologie che ci portano a Bisanzio. E tramite questa grotta io, per delle forme così, ho conosciuto poi questo personaggio che ha influenzato moltissimo la mia vita e che era un arcivescovo, l'arcivescovo ortodosso di Aleppo, che è venuto a seminare per caso, perché insieme a Salvatore avevamo costruito una chiesa ortodossa. Lui è richiamato da questo fatto strano, pensando, dice, ma come, se non è una chiesa ortodossa? Venne da Aleppo, bellissima città siriana, di uno splendore unico, non ce n'erano città più belle di Aleppo in Europa. Adesso è distrutta completamente Aleppo, l'ha distrutta l'ISIS, ma comunque lui venne a Seminara a vedere questa grotta e quando vide la grotta si inginocchiò a terra, mi disse, ma santo, tu sai che cosa è questo, che significa? Poi mi portò con lui in Siria e inizia un altro percorso della mia vita. Sì, lo stesso Andrea Bisi viene portato in Siria e lì comincia in fondo un nuovo percorso pure per il protagonista, c'è una nuova vita. Tu descrivi molto bene parti della città, descrivi le cose tipiche, ciò che si beve, che si mangia, i riti, e poi mi ha sorpreso e penso che sorprenderebbe molti occidentali, no? La comunità che vive insieme, diverse religioni senza apparentemente nessun conflitto. Era in Siria ad Aleppo c'erano almeno 10 chiese cristiane protette dallo Stato siriano, restaurate, finanziate dallo Stato siriano. I siriaci, i caldei, gli ortodossi, ce n'erano tutte le... E questo, che era la religione ortodossa in Siria, è la predominante tra le religioni cristiane. E lui mi volle in Siria, io nel 2003 andai in Siria e mi tenne con lui un mese. E con lui visitammo tutta la Siria. Il primo cristianesimo non è in Occidente, non è in Israele, il primo cristianesimo è in Siria. In Siria c'erano tutte le stimmate del Cristo, c'è un paese, Maalula, dove si parla tuttora l'aramaico, che come voi sapete è la lingua del Cristo. Cristo parlava in aramaico. E quindi lui mi portò in giro, ma mi portò anche... scusatemi se mi commuovo un pochino. Lui mi portò a vedere una cattedrale bizantina che erano rimaste solo i muri perimetrali, quella di San Simeone lo Stilita. Qui c'è un sacerdote molto acculturato, sa di che parlo, era un santo siriano che visse 30 anni sopra una colonna, non scese mai a terra, gli portavano le cose perché voleva questo distacco, e c'è ancora la colonna, c'era lì. E questa mura perimetrale bellissima, questa era dell'anno 1000, dell'anno 700, l'avevano costruita gli imperatori di Bisanzio. E lui mi disse una cosa, mi disse, se io muoio voglio che tu mi seppellisca qui.
Ora, il bonus Iazigi, così si chiamava, nel 2013 venne rapito dai terroristi di Al-Nusra e venne ucciso. E, logicamente venne rapito proprio a un chilometro dal posto dove lui mi diceva che tu mi devi seppellire qui, devi venire dall'Italia se io muoio, mi devi portare qui, gli devi dire che voglio essere seppellito in questo posto. Invece di Bulus Yazigi non si sa nulla, perché Al-Nusra era finanziata dai turchi, poi si racconta che venne portato in Turchia, ma non si è mai saputo nulla. Molto probabilmente è morto e l'hanno seppellito chissà dove. E Bulus Yazigi, Paolo, lui arcivescovo Paolo, era il fratello dell'attuale patriarca di Antiochia, con sede a Damasco, Ioanna X, di cui l'altro giorno mi ha scritto una lettera di una struggente, di una bellezza unica, perché io gli ho mandato il romanzo, gli ho mandato la foto di quando eravamo insieme col fratello e lui mi ha scritto questa cosa. Purtroppo non posso andare a Damasco, come sapete c'è il blocco occidentale verso i siriani, se no sarei andato a Damasco. Un'altra cosa che ha un'atmosfera particolare nel romanzo è questo viaggio che assume un altro tempo, cioè non c'è più la velocità del tempo occidentale, assume un'altra dimensione. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, il nomadismo. Ci sono queste tribù e c'è questa forma di onore che noi un po' abbiamo perso. Sì. Questa forma di ospitalità e di onore, ricordo il falco e il regalo della lepre, mi sembra, sì, con la successiva offesa. Sì. Quando noi andavamo verso Palmira era la più bella città romana esistente al mondo. Quando uno entrava a Palmira, io quando vide Palmira mi sono commosso fino alle lacrime, perché era una città romana completa, distrutta anch'essa dall'ISIS, tutta, che poterla visitare tutta, con i cammelli abbiamo dovuto girare. Mentre andavamo lì, ci ha sorpreso la notte e Paolo mi ha detto, che facciamo? Abbiamo chiesto ospitalità ad una tribù di beduini, perché il deserto siriano è immenso, e questi qua di una nobiltà e di una civiltà unica. Appena l'hanno riconosciuto che era Paolo, ci hanno messo a disposizione tutto. Ma prima, il pomeriggio, avevamo visto un falconiere che faceva la caccia col falco e queste scene bellissime in questo immenso deserto, dove c'erano sulle alture i cannoni dell'esercito siriano, perché là erano sempre in guerra con gli israeliani. Sempre avevano. E poi questo deserto pieno di capre e di pecore, immenso, e questi beduini che... E questo qua avevo conosciuto subito Paolo, perché Paolo era conosciutissimo, ovviamente loro erano musulmani, però c'era questo rapporto intenso di proficuità, anzi di tutti i tipi, cioè non c'era questo senso di quota cristiano e musulmano. Erano, convivevano benissimo, protetti dalla Repubblica Araba di Siria, da Assad direttamente, che finanziava, proteggeva, perché poi dirò una cosa su questo. E questo falconiere ci volle dare, aveva preso una lepre. Io, da occidentale che penso che ogni cosa debba, da superiorità, avevo tirato fuori dei soldi siriani, così per dargli, e quello diventò, sì, che io per un attimo ho avuto paura, diventò, perché l'aveva presa come un'offesa quasi. Però Paolo poi gli disse, lui non sa le nostre cose, ecco. E passammo una notte in questo deserto, in questa tenda bellissima, dove mangiammo separate, le donne da una parte, noi dall'altra. Si mangiò un cibo che loro cucinavano
delle specie di minestre, io non so nemmeno che cos'erano di preciso. Poi dormimmo all'alba, quando ci svegliamo già loro non c'erano più, una parte non c'era più perché erano sul deserto a pascolare con le donne che andavano a raccogliere l'acqua. E di là poi entrammo a Palmira, e questa città bellissima, e là ho conosciuto un altro personaggio, Khaled al-Assad. Khaled al-Assad era il più grande archeologo vivente, aveva 77 anni quando l'ho conosciuto io. E poi abbiamo conosciuto Paolo, e poi gli ha presentato a me, ci siamo messi per 5 giorni, siamo stati insieme a Palmira. Khaled nel 2015 è stato decapitato dall'ISIS davanti al grande teatro di Palmira, perché non ha voluto rivelare dove erano nascosti i tesori di Palmira, e venne decapitato, aveva 82 anni quando lo decapitarono perché lui si rifiutò di rivelare queste cose. Ecco, questi due personaggi forti, allora capisco di che parliamo noi occidentali quando parliamo di guerra e quando parliamo di resistenza. Quindi tutte queste città mi ha portato nei santuari, a Malula e a Sed Maia, dove c'era un'icona di San Luca, che dicevano dipinta, cioè un'icona della Madonna del Latte dipinta da San Luca, scritta da San Luca, perché le icone, come voi sapete, si scrivono, le icone ortodosse non si dipingono, si scrivono. E c'erano le monache che da 800 anni si davano il cambio continuo, lo guardavano sempre. Mi hanno detto amici miei siriani che per fortuna questa icona, prima che l'ISIS entrasse a Sayyid Maya, sono riuscito a portarla via. E poi siamo andati a Damasco. E Damasco. È il fiore del deserto, ma Damasco... ci sono tutte le civiltà lì dentro. E lì Bisi ha conosciuto Fadia, che era una monaca, una novizia. Qui poi parte il romanzo per altri aspetti. Era una novizia cattolica. Sì, Fadia aleggia un pochino, però dobbiamo aspettare la metà del romanzo perché appaia veramente. Come mai hai voluto tirarla fuori così tardi? Perché era una mia, ho voluto utilizzare questa tecnica, cioè di aspettare, appunto, e mi pare che forse più della metà del romanzo, sì, quando incontriamo Fadia, era una tecnica di suspense, di questo nome, di questa, sì, cosa. Però Fadia c'è in tutta, fin dall'inizio, esatto, a legge, perché il continuo richiamo al Pergolesi, esatto, e la Spinelli, e con le loro, appunto, i loro discorsi, le loro cose, ecco, lì c'è sempre Fadia. Esattamente. Questo senso, questo amore che si costruisce, ma nello stesso tempo già si capisce che è destinato, diciamo, al peggio. E qui questo incontro con Fadia di Bisi, di questa novizia cattolica, un'araba cattolica. In Siria c'è una vasta compagine di cattolici, diciamo, che tenevano soprattutto il mondo dell'istruzione. Tutta l'istruzione a Damasco era tenuta dai cattolici. Avevano grandi istituti dove studiavano tutti i figli, diciamo, dell'intelligenza siriana, studiavano tutte in scuole cattoliche. Sì, Fadia è molto istruita, e parla francese e soprattutto italiano, e viene scelta come interprete per Andrea Bisi, quindi lo introduce e gli spiega delle cose. A parte questo, subito scocca una scintilla, un qualcosa di particolare, un'attrazione che potremmo definire fatale tra i due. Sì, questo è il romanzo,
c'è questa attrazione fatale tra i due. Logicamente qui parliamo del Bisi giovane, appena medico, che ha questa esperienza, e poi i loro incontri, perché Fadia è venuta in Italia, veniva in Italia per questo scambio di relazione che c'erano tra il mondo, tra il Vaticano e il mondo cattolico siriano, e quindi tutta la costruzione di quest'amore, che però in Bisi, logicamente, ecco qui c'è quel distacco, lui che vada più a pensare di diventare professore universitario piuttosto che avere una vita tranquilla. Sì, all'inizio del romanzo, no, noi cominciamo in media res, cioè nel mezzo degli accadimenti, quindi Andrea Bisi ha già una certa età. Quando si svolgono questi fatti di cui stiamo parlando adesso, Andrea Bisi è molto più giovane, passeranno diversi anni prima che avrà questo infarto. Quindi, parlando di molto tempo prima, che io immagino avesse potuto avere 35 anni, una cosa così, 30-35 anni. Quando ha conosciuto Fadia, sì. 27, ok. E lì scatta questa attrazione. E i due dopo, successivamente, si incontrano una prima volta a Roma e vivono una passione, diciamo, dove ognuno però sta lontano dall'altro, una passione consumata senza toccarsi. Sì, perché per la prima volta Bisi conosce i limiti di quelli che sono i limiti della moralità, cioè non della moralità, del fatto che le persone possono portare in sé anche tesori che non possono essere svenduti facilmente. La ragazza era innamorata di Bisi, però aveva anche il concetto della sacralità, della sua sacralità. E quei dialoghi che io metto, e che poi è la linguistica che ha vinto il premio, tutti questi, perché il romanzo è pieno di dialoghi, è pieno di espressività e di... Ecco, io lì ho voluto costruire pian piano due tipi di rapporti che sì, erano rapporti che potevano essere da una parte della donna d'amore, ma di lui sempre quella riserva di pensare che il suo mestiere potesse essere più importante sbagliando di altre cose. Sì, i due personaggi hanno due caratteri completamente diversi. Da un lato vediamo Fadia con un carattere schietto, non sa mentire, molto intelligente, viva, si interessa di tantissime cose. Dall'altro c'è Andrea Bisi, che però non è di carattere buono in fondo, come Fadia. È uno che si approfitta un poco della vita. Sì, è questo che lo condurrà poi alle conseguenze che noi poi alla fine del romanzo, ecco, quella parte finale che forse dicono che sia una poesia. Però anche lui, quando dopo che esce da quella gran dramma che lui ha avuto e capisce che la vita è altro, quando va alla sua ricerca, poi è una ricerca invana. Sì, ma lì forse un po' ti riferisci alla caducità delle cose, no? Quando ci sono degli avvenimenti, delle occasioni, bisogna afferrarle o scoprirle, saperle scoprire in quel momento. Se uno però non ha un retropensiero, se uno non ha sempre il dubbio o l'obiettivo che non deve mai perdere la cosa originale, che è quella della sua aspirazione, di diventare qualcosa, e quindi anche di soprassedere a quello che è l'amore. Come vedete,
noi stiamo parlando, logicamente noi lo conosciamo bene il romanzo e quindi può sembrare anche... Però questo è un romanzo complesso, è un romanzo di cui io ho voluto introdurre tanti elementi perché alla fine si arrivasse al punto focale di dire che insomma nella vita non bisogna mai essere di pensare, di non mai essere sicuri, mai. E forse qui forse poi vediamo se c'è qualcuno che ci vuole, certo, dire qualcosa. La cosa che poi voglio dire è questo: a un certo punto del romanzo Bisi torna in Siria e lì conosce la crudezza, perché la guerra siriana è stata la più cruda e la più violenta di tutte, quello che noi vediamo ogni giorno, che la Magione ci fa vedere con quello con l'elmetto, che ci fanno vedere che la bomba che è caduta. La guerra siriana è stata di una crudezza e di una violenza inusitata, terribile. E siccome per motivi io l'ho vista e il personaggio la racconta, perché lui a un certo punto torna in Siria dopo 25 anni sulle tracce di Fadia, logicamente non la trova, o la trova nella parte finale in una certa maniera, ma lì si imbatte con la guerra. E c'è un episodio raccontato che è un episodio comune in quella guerra, ma che viene raccontato con una crudeltà, e il romanzo forse la parte quando lui diventa medico per 3 mesi di reparti combattenti contro l'ISIS cristiane. Voi sapete che la guerra in Siria, diciamo, non arrivarono a Damasco fondamentalmente l'ISIS perché li bloccò la Russia, mandò l'esercito alla Russia, ma soprattutto perché ci furono anche tutto il popolo siriano si armò contro l'ISIS. È inutile che dicono che Assad è mal visto, non è vera questa cosa. Ma soprattutto i cristiani. Lì c'erano reparti cristiani, erano drusi, cristiani cattolici, cristiani ortodossi, che formavano la nervatura dell'esercito che ha combattuto in modo sanguinoso. Palmira l'hanno preso i cristiani, l'hanno ripreso i cristiani dalle mani dell'ISIS. E c'è questa cosa che ho voluto anche raccontarla, questa parte della guerra, per dire che insomma la guerra comunque è sempre una cosa terribile, e quella siriana la più di tutti. Beh, diciamo che io mi sono fatto l'opinione che non ci siano guerre giuste. No, vabbè, no. Quindi no. Non... quella siriana forse è una guerra di liberazione, di resistenza e di liberazione contro l'ISIS. Forse lì era più sentita, era più... E in questo Fadia racconta anche... racconta il massacro che subì la sorella di Fadia, che è vera questa cosa, e, perché gli uccisero la sorella, il cognato e i 3 nipoti, perché erano cristiani fondamentalmente. Ecco. Sì, racconta con parole terribili queste uccisioni, però è una sorta di accettazione, ma non solo di tipo cristiano, della loro morte. Io penso che sia proprio un retaggio culturale. Magari in queste culture è più facile accettare la morte rispetto agli occidentali, in cui si arriva a 100 anni. Sì, vabbè, là è cosa quasi che la morte, appunto, in quel caso della guerra, insomma, è una cosa talmente che l'ISIS erano... tutti diversi venivano, erano peggio dei nazisti, tutti diversi li massacravano, li uccidevano, sì, li facevano. Sono narrate tantissime uccisioni, no? Però in particolare quella più violenta... quella è vera, questo, sì, quella è vera, purtroppo, quella è vera, perché me l'ha raccontato quel capo, che era un ingegnere che si era laureato a Bologna, era un capo di un reparto cristiano. Quello me l'ha raccontato lui. Lo dovete leggere, non ve lo dico. Se volete lo leggete su Fadia, ecco. Che cosa mi ha raccontato.
ed è vera. E poi la parte finale non è giusto quella, diciamo, no, quella, perché poi quella direi che l'incontro possiamo... che lui ebbe con Fadia è quello che gli disse Fadia, forse là c'è una storia millenaria, insomma, la storia millenaria dell'uomo suo, dell'uomo solo che poi diventa solo. Sì. Prima di giungere proprio alle ultime battute, vorrei ricordare che all'interno del romanzo ci sono tante piccole storie. E ce n'è una molto curiosa e pure divertente, no? Ed è quella in cui un italiano che ha lavorato in Africa all'improvviso si reca in ospedale perché la moglie deve partorire. E quando partorisce è una grande sorpresa e poi si arrabbia. E quello è il malafricano, ecco. Quello è il malafricano. Il malafricano, c'è questo geometra che andava in Etiopia, faceva il ducetto là, no? Con le ragazzine, e poi tornò a casa e la moglie rimase gravida, storia vera, e poi al parto uscì una splendida bambina di colore, e là, quella notte successe il finimondo. E quello là gli diceva, come poi questi sono razzisti dentro? E quello gli spiegava, dice, ma come, tu tutta la notte mi hai raccontato le tue avventure in Etiopia? Poi il malafricano, lui come si era portato una coppia di servi di colore, li impiegava a casa sua come status symbol di avere i servi di colore, e poi questa cosa è vera, fu famosa anche. Questa, non so se qualcuno di voi se la ricorda, ma fu famosa questa storia di questo tipo. Comunque, vedi se c'è sì, questo qui era molto curioso. È uno dei racconti che nel romanzo c'è. Voi ripeto, un romanzo non è la staticità in un romanzo l'ammazza il romanzo. Il romanzo deve essere, il romanzo d'autore deve avere la capacità di entrare e fare... Sì, un romanzo vivo e pieno di piccole storielle, di aneddoti anche curiosi di diversi personaggi. Proprio nelle ultime due pagine, no, ci sono delle parole bellissime, e lì parli ancora del concetto della cicala. Sì. Ecco, questo sì, mi piacerebbe. La cicala è l'elemento che noi... nasciamo, in fondo noi viviamo con le cicale d'estate, no? Chi di noi non... Cioè io mi ricordo, cioè la prima cosa che ho, che sono riuscito, le cicale. Io vivevo in mezzo a un bosco, il paese del seminario lo vedevo a 5 chilometri, vivevo in mezzo a degli uliveti, mi ricordo sempre d'estate questo canto favoloso delle cicale, che le cicale... Cosa sono? Sono appunto degli insetti che vivono una sola estate, generano, cantano e poi muoiono, ma vivono una sola estate. Ecco, Fadia, attraverso la parafrasi delle cicale, diede una lezione di vita a Andrea Bisi, che forse penso che finché vivrà o è vissuto, Andrea Bisi non se l'è mai dimenticato. Sì, ma penso pure un po' a noi nel mondo occidentale ci ha dato questa lezione. Ora non so se c'è qualcuno, visto che qua ci sono parecchi che hanno letto il romanzo e vuole... C'è qualcuno, allora, ecco, perfetto, così vengo io da lei. Sì, grazie. Dottore, io... Ho fatto tanta strada per venire a complimentarmi con lei. Ho letto il suo romanzo e l'ho trovato di una abilità letteraria straordinaria. Cioè, un romanzo ricco di tante sfaccettature che, non lo so, io mi sono sentito preso per mano e accompagnato proprio nella sua lettura. È un romanzo d'amore, si può dire, no? È un romanzo d'amore. Anche se poi magari lascia l'amaro in bocca. E
io non entro in merito perché avete, come si dice, illustrato talmente bene quelle che sono state le varie sfaccettature del libro, no? E quella che poi è la realtà. La domanda che gli voglio fare è questa, no? Semplicemente uno scrittore quando scrive ha sicuramente da dire qualche cosa. Io qua l'ho trovato talmente reale, talmente veritiero, che la domanda che gli voglio fare è questa qua. Ma quanto c'è di verità in questo libro, se non tutto? Perché anche il fatto che magari è sfuggito, il fatto delle lauree, il fatto di come si entra in accademia, il fatto dei figli che vengono venduti, eccetera, eccetera, una cosa che forse magari è sfuggita, che a me mi prendeva tantissimo nel leggere questo romanzo. Comunque, sono venuto qua semplicemente per fargli i complimenti. Io spero che la letteratura si possa accorgere di questo romanzo, perché veramente è qualcosa di straordinario, almeno per me, piccolo lettore. Grazie. Sì, grazie, bellissime parole. Cosa c'è? Gran parte dei personaggi che io descrivo li ho conosciuti. Dei figli Mulo ho saputo. Di Fadi ho saputo. Di tutte le altre cose intorno, quelli li ho vissuti tutti, personalmente, compreso la guerra siriana, che è la cosa che mi ha logicamente... E tuttora, io sono in contatto tuttora con... Con mine fatte, vabbè, loro lo diceva, quello me lo diceva, dice tu ridi, dice tu lo sai queste mine, li avete, sono... Io la ringrazio veramente di cuore. Altre domande? Qualcuno vuole fare qualche altra domanda? Vengo avanti così vi vedo. Prego. Buonasera. Io volevo chiederle semplicemente una cosa. Il racconto di Fadia è una cornice a quella che è la guerra siriana, o la guerra siriana è un approfondimento di quella, di quel gesto d'amore verso Fadia? Io avevo la voglia di raccontare la guerra siriana, anche perché mi erano morti questi due grandi amici miei, uno che è il mio padre spirituale, l'altro Khaled, che in 5 giorni mi ha dato più di quanto mi hanno dato tutti i libri che ho letto di archeologia e altre cose. Lui conosceva pietra per pietra Palmira, vedeva una pietra e mi diceva questa era così, è nata così, se l'ha messa questo, nell'anno tot. Non lo so, di Fadia io ho saputo, perché uno che era lì con me mi ha raccontato una storia di Fadia. Perché Fadia esiste ancora, non si chiama così, si chiama in altra maniera, ma esiste. Sfuggita all'ISIS, è in un paese europeo, ma esiste ancora. E loro hanno avuto questa così... Però io poi logicamente l'ho portata ai termini in cui l'ho portata, anche nel descrivere alcune cose, perché lui quando mi ha raccontato delle cose mi ha detto anche passaggi particolari che andavano indagati. Altre domande? Qualcuno che vuole fare qualche domanda? Va bene così? Io volevo dire questo. Prima di tutto vorrei fare veramente, ma veramente. Guardate, stamattina, guardate che cosa ho pensato, ma così. Sono andato a mare e c'era questo mare calmissimo. Era, come diciamo noi, una tavola. Io questa sera, grazie al professore, grazie a Santo, che cosa ho visto? Ho visto un mare in movimento, delle onde che ci sono arrivate addosso.
a sentire veramente di questa Fadia, di queste parole, di questi momenti intensi, fortissimi, veramente. E vedere questa sera tantissima, tantissima gente che viene da fuori anche, che siete qui, cioè mi fa pensare, mi fa capire, mi dà la convinzione sempre che noi veramente stiamo vivendo qualcosa di meraviglioso, che noi veramente stiamo trasformando nel nostro cuore, nel nostro, nella nostra mente, quello che veramente deve essere la nostra vita, quelli che devono essere i nostri messaggi. Io prima che conclude il professore Santo, e ve lo dico col cuore, è la prima volta, perché io quando diciamo porto avanti, grazie a, in questo caso all'università, grazie a, alla continua assistenza di, del dottore Cavallaro di Piana TV, ricordatevi che questi eventi li potrete vedere sia su Facebook sia su YouTube, perché ci saranno da domani, per cui è una cosa importante. Cioè quando, prima di passare alla loro, al loro saluto, ve lo chiedo veramente, perché vi dicevo prima, è la prima volta che io non sono seduto vicino a loro, che ascolto, che mi gusto quello che avviene e sento e lo vivo dentro di me. Ed è la prima volta, alla fine mi stavo muovendo un pochettino, ma sono rimasto lo stesso tranquillo, perché veramente ho vissuto intensamente questi momenti questa sera. E vorrei, prima di chiudere con i saluti, che noi tutti insieme veramente rivolgessimo un caloroso, caloroso applauso, perché ci hanno fatto entrare veramente nel mondo di Fadia. Beh, io ringrazio tutto il pubblico, ringrazio Santo, perché adesso mi, mi ha voluto qui accanto a sé, e poi per una cosa molto semplice, perché ha pensato a me quando mi ha chiesto di leggere questo romanzo. Tante grazie, è un romanzo davvero molto bello, che ho letto con piacere nelle diverse stesure. Era diverso, ma era sempre bello. Tante grazie per aver pensato a me. Buonasera a tutti, tante grazie. Io grazie a Carlo, che ho, diciamo, iniziato ad così voler bene, conoscendolo. Dovevamo fare un tour in Svizzera, poi ci ha bloccato il Covid, se no saremmo andati un pochino anche in giro. E quindi di averla avuto qui con me, perché per caso, per cui è tornato prima. Ringrazio tutti voi, tutti quelli che siete qui, soprattutto gli amici e i miei amici carissimi che sono venuti da fuori a sentirmi. Li ringrazio veramente di cuore a tutti, non dico uno per uno, se no poi rischio di dimenticare. Comunque Fadia adesso inizia un percorso, tutto agosto sarà, mi hanno chiamato già a Lecce, stasera mi hanno chiamato già a Lecce il 5 di agosto, e poi settembre logicamente noi non saremo impegnati nella campagna elettorale, per cui possiamo girare benissimo settembre in tutta l'Italia, in Calabria, in tutta Italia, settembre e ottobre. Il 6 ottobre a Fadia daranno questo premio alla... E poi io spero di andare in Siria, perché il Patriarca mi ha espresso il desiderio, se ci sarà l'occasione andrò a presentarla a Damasco, che è il sogno più bello che io possa avere, anche per rendere omaggio a Paolo, che meritava. Perché era un grande uomo, è stato un grande uomo, è stato un grande religioso, era giovane, era più giovane di me Paolo. Io lo chiamavo padre, 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 però lui era un po' più giovane di me, ed è morto per difendere il suo credo religioso, è morto insieme ad un arcivescovo cattolico, Melchita, erano insieme, perché avevano rapito un sacerdote e poi avevano chiamato lui per dire lo liberiamo se venite voi insieme al
all'arcivescovo cattolico Melchita a trattare. Loro, pur le autorità siriane dicendo non andate perché questi qua sono, loro sono andati, mentre andavano esce un gruppo e uccide subito l'autista e rapiscono loro che non sono più tornati. Ecco, Di Paolo, io non so che cosa potrò fare nella mia vita per ricordare lui, insomma, però certamente il romanzo già gli rende grandissimo merito e spero di incontrare il fratello presto e di tornare a trovare i miei amici comandanti combattenti contro l'ISIS, perché così è la vita. Se la vita e le parole servono fino a un certo punto, poi sono le azioni quelle che contano. Ed io, c'è stato un periodo che con loro sono stato e sono orgoglioso. Li curavo logicamente, eravamo nelle retrovie, però ci sono stati nel 2017 per un certo periodo di tempo sono andato. Uscendo potete acquistare il libro, signore e signori, Santo Gioffrè. Ciao.